per Omar il lavoro del pittore non può prescindere dall'uso del corpo. È una pittura che viene dalla performance, una pittura per certi versi residuale, che usa sì il colore, ma non con i mezzi tradizionali dei pennelli, bensì con proprio un andare alla pittura sulla tela attraverso una corporeità, qualche cosa che ha a che fare con la performance, con la body art. A mio avviso è un concetto molto contemporaneo che sta dicendo che la pittura può essere ancora assolutamente attuale oggi. Io ho conosciuto Omar anni fa e mi dava lezioni di box. Lui mi dice: senti, io faccio una mostra a Milano, ti andrebbe di performare insieme? E io gli ho detto: pensa che io ho un pezzo che si chiama Il pugile e il sacco. Chi è qua questa sera assisterà a una cosa davvero interessante ed emotivamente molto impattante. Artista che comunque sta dimostrando che il suo percorso è tutt'altro che statico, ma è dinamico, in continua evoluzione, in continuo cambiamento, e credo che saprà stupirci sempre di più in futuro con nuovi lavori.